Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi andrò a raccontarvi una storia di una giornata di dicembre. Una giornata, come avete letto dal titolo, molto sfortunata. Alla ricerca di qualche bel baffone, diciamo che alla fine i miei sforzi sono stati ripagati. Dunque mi raccomando ragazzi, lasciate like, condividete il video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, superiamo i 100 like per questo video, non fate i genovesi dal braccino corto. Dunque direi di non perdere altro tempo e via con la sigla. Dime. Pensa che tu fossi in macchina lì. No. Ero andato a prendere un'esca. Dilla? Mo caso dove mi fa schifo io. Hai provato qua sotto? Sto provando. Funziona. Se non sbaglio. Boh, però non me lo faccio. Che bellissimo. Porca troia! Ce l'ho! Ce l'ho! Grosso! Enorme! Burrone? Sì. I guanti ce li manco. Va bene, non importa, ce l'ho io. Guarda che roba! A mezz'acqua? Boh, non so. La botta mi ha lasciato senza parole. Guarda come corre controcorrente. Eh? Guarda come corre controcorrente. Oddio, è la stessa cosa che ho fatto. Hai visto? Sì. Big catfish in the rain. Io sempre di culo in qualche maniera. Saper pescare. Cosa? Questa è saper pescarli. Ma se li corri dietro magari? No, perché sai la. Come sapei sì! No, evitare. Devo portarlo davanti ai paletti. Più avanti. Anche qua andrebbe bene. Qualcosa mi dice che è grosso. Secondo me o ti taglia o rompe. O mi sbobina. Eh? O mi sbobina. Cazzo, no! No! È andato a prendersela in mezzo! No, è ancora leggero! Ma cosa fa col giro? No! È solo passato davanti. Quante bestemmie tiro vuoi dire? Quante bestemmie tiro vuoi dire? Dammi una mano. Pulisci un attimo quello spot e tirami via un po' di cannelle.
puliscimi lo spot, tiro via le cannelle. Per fare la zona che forse riusciamo a tirarlo su da qua. Quell'ondulante, raga. Utilizziamo il dito per regolare al meglio la frizione e dosarla in base a come si muove. E chi è che adesso mi chiama, porca puttana? Vado un bitch. Non per la boia. Cioè guarda, non riesco a forzarlo. Oh, che si è avvolto. Però non è... Ok, non è piccolo. Sei incazzato, eh? È incazzato, eh? È incazzato. Volevi i guanti o ti lascio io una mano? Ma adesso tirano la corrente ancora di più? Boh, no, adesso tirano su lo sporco. Non ancora più forte. Dio. No, no, non tirano più corrente. Cioè, questa è... Filo ancora là. Guardalo. Ma come se ne va? Ci deve essere rovinato il filo qua tra gli anelli. Ci sono 3 cm di acqua, ci sarà. Minchia. Disastrato questo puntile. Porca, sono abituato a avere più acqua. Fermo. Minchia, ci sono 50 cm. Bravo, sì. Dai, questo è il cane. Io quasi quasi faccio anche un recupero qui. Adesso prendi il perca. Eh? Adesso prendi il perca. Magari. Cazzo, quindi devi andare un po' alla cieca. Slovacchia. Vaffanculo. Oh. Guarda che il fondo è sporco. Sì, lo so, ma stavo rialzando. Ok, stavo facendo gli ultimi lanci, non si sperava neanche più. Ed è arrivato il siluro, sì. Ed è arrivato sto silurotto. Ultimo siluro dell'anno. Ultimo siluro dell'anno. Adesso il problema è tirarlo su. Da dove cazzo lo tiro su? Non ci speravo neanche più. Ho detto, ah vabbè, non mangeranno più. Cioè, non ce ne sono più. Acqua troppo bassa, non si prende niente. E invece mi è arrivata una bella botticella in canna. E mi è arrivato sto silurotto. Un po'. Adesso sarebbe divertente arrivasse quello là. 1,80 m viene su, se lo mangia. E là sarebbe, oh, cazzi, tirarlo su. Bello scuro, tra l'altro. Non riuscirei mai a tirarlo fuori di peso. Troppo pesante. Ok, adesso bisogna tirarlo su. Testina 10, shad da 6 cm. Cioè, se si slamasse adesso sarebbe anche meglio. Però è preso sul bordo della bocca, perfetto. Non è enorme. Vai, però no, andiamo da di là. Andiamo di qua. Ecco. Vai, muoviti di là. Un attimo, sono andato a pigliare sulla roccia là. Addirittura così lungo. Così lungo ce l'hai, guardi. Vabbè.
Ok. Oh cazzo. Io qua come cazzo faccio a passare sotto la... Qua perché dall'altra parte non ci vado, non vado molto. E io come cazzo faccio a tirare su da qua? Io sopra la barca non ci vado. No, il problema è che ci sono le corde. Giusto, o lo lasci andare prima di vedere se viene verso di qua? Mi sa di no. Prova a metterli a destra verso di qua. Dai, rischiamocela. Dai, sì, dai. Potrei tirarlo su anche così. In effetti. Però I prefer del guadino. Bella. So